Benvenuti in questo nuovo video tutorial. Voglio mostrarvi come realizzare questo poncho che io ho deciso di chiamare Poncho Autumn. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato questo gomitolone delle ADMC, ossia il Magnum Tweed, che è un gomitolo da 250, no, 400 grammi, che misura 840 metri e è formato dal 74% acrilico, 20% lana, 6% viscosa. Il colore che ho usato io è il 751, che è questo che ha questo rosa, un lillato, un colore molto particolare, strano, ma che ho adorato tantissimo. Per quanto riguarda altri colori presenti sul mio sito Filati Elsa, beh, voglio mostrare alcuni che trovo perfetti per poter realizzare questo poncho, ossia questo bellissimo viola. Li prendo un po' tutti, ecco, questo bellissimo viola o questo ottanio. Anche questo è fantastico, ma trovate disponibili veramente tantissimi colori. C'è anche il nero, c'è il panna, c'è il verde, c'è il fragola, quindi veramente potete trovare tantissimi colori per realizzare la vostra maglia poncho come desiderate. Per quanto riguarda il quantitativo, io ho lavorato con un centro numero 5 e mi è servito un gomitolone che non è neanche finito. Quindi per una taglia M vi va benissimo un gomitolo, per una taglia L ve ne occorrono due. Come potete vedere è molto largo, non dà fastidio. Una taglia M dovrà fare la stessa mia lavorazione larga, magari con qualche aumento in più, e poi andare a fare la chiusura un po' più larga, quindi lasciare un po' più larga qui, appunto, in modo tale che questa maglia poncho non vi stringa. Io ho deciso di farla un po' aderente perché la voglio mettere comunque su dei maglioncini un po' pesanti, quindi in poche parole da poter uscire con il poncho e il maglioncino senza essere costretta a mettere una giacca sotto, o comunque se devo mettere una giacca, una di quelle sottili che poi comunque posso tenere se voglio togliere il poncho, oppure potete realizzare il poncho ancora più largo in modo tale da poter mettere sotto un cappottino o un cappottino. In questo caso, mi raccomando, vi consiglio per una taglia M sempre un gomitolo, ma per una taglia S sempre un gomitolo, però per una taglia M in questo caso vi occorrono due gomitoli. Per quanto riguarda questo poncho che è top down, io all'inizio l'avevo mostrato come realizzare durante una delle nostre dirette che facciamo il giovedì sul gruppo di Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, dove spiegavo come realizzare appunto questo poncho, che però deve essere un poncho libero, quindi senza questa parte chiusa sotto, in due modi: questo che ho utilizzato io, che adesso vedrete anche durante il video, e uno un po' più semplice. Questo che vedete durante il video, a parte, vedete, la particolarità è qui in questa striscia lavorata di lato, sia da questa parte che da quest'altra parte, e il fatto che sono tre giri che vanno ripetuti, quindi non solo abbiamo questa striscia lavorata qui, ma abbiamo i tre giri che vanno ripetuti. Mentre nella diretta di Facebook l'altra poncia, che aveva sempre la striscia lavorata qui, presentava soltanto un giro che andava sempre ripetuto. Qui invece ho deciso di optare per due giri, quindi per tre giri, quindi è comunque una lavorazione semplicissima. Gli aumenti sono semplicissimi da fare, e anche non smette di fare gli aumenti e poi andare a chiudere la lavorazione sotto. Naturalmente, per chi non vuole chiudere, quindi per chi non vuole fare la parte di sotto e trasformare questo poncho quindi in un poncho maglia, può tranquillamente continuare a lavorare e trasformare, quindi lasciare quindi questo un poncho. A quel punto però vi dico di non smettere di fare aumenti, ma di continuare a farli, perché più largo il poncho meglio è. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Allora, per realizzare il nostro poncho maglia, io lavorerò il filato Magnum Tweed. Il colore che ho scelto io è il 701, che è questo colore che ho chiamato tortora, ma in realtà questo è quasi un rosa. È un colore molto strano da definire, per questo ho preferito chiamarlo tortora, mettiamola così. Allora, vi dico già che io lavorerò con l'uncinetto numero 5 e ho montato qui nella mia maglia 80 catenelle, mentre qui nel farvi vedere come si lavora, monterò solamente 50 catenelle lavorando con l'uncinetto numero 5. Lavorando con l'uncinetto numero 5 e montando 80 catenelle, io ho uno scollo che è largo, quindi da qua a qua, 32 centimetri. Mi raccomando, 32 centimetri mi sono usciti dopo che ho lavorato il primo giro, quindi quando ho montato le catenelle era un po' meno, però quando sono andata a lavorare alla fine mi si è allargato e quindi è venuto 32 centimetri.
Per quanto riguarda il multiplo, non c'è un vero e proprio multiplo. Diciamo che la cosa importante è che abbiate 10 catenelle che vi servono per fare gli angoli, quindi questa lavorazione di qua e poi dovete avere un numero di catenelle divisibili per 2 per metterli uguali avanti e indietro. Io lavorando su questa maglia 80 catenelle, 10 ne ho tolte per fare gli angoli, quindi me ne sono rimasti 70 e quindi poi sono andata a lavorare 35 catenelle da maglie alte da una parte, 35 dall'altra parte. Se volete quindi fare lo scollo più corto, invece di tipo 80, montate 70 catenelle, quindi 10 se ne vanno, quindi ve ne rimangono 60 e quindi lavorerete 30 maglie davanti, 30 maglie dietro. Spero di aver fatto capire un po' come funziona. Mi raccomando, non mettete troppe poche catenelle perché altrimenti poi la lavorazione viene troppo chiusa e comunque stiamo parlando di un poncio, quindi non deve essere per forza chiuso chiuso, soprattutto per questo tipo poncio maglia. Detto ciò, quindi possiamo passare a lavorare, a farvi vedere come si lavora questo poncio. Ah, vi volevo far vedere anche gli altri colori disponibili sul sito. Questo sembra rosso, ma in realtà è un color fragola. E abbiamo anche il nero che ha queste piccole, non so neanche bene come definirle, marroni, però molto carino. Quindi io trovo che questo sia un filato adattissimo per fare questo tipo di creazioni, quindi dei ponci, dei cardigan e così via. Quindi, come vi ho detto, io qui invece ho montato 50 catenelle. E quindi, avendo montato 50 catenelle, 40, 10 se ne andranno, quindi io ne avrò 40 e comunque iniziamo. Quindi andiamo a fare il nostro primo giro e realizziamo 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa. Voglio togliere un po' così, ecco, così non dà proprio fastidio. Rientro dentro e vado a realizzare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo il filo, rientro e di nuovo vado a fare due maglie alte non chiuse. Una e rientro 2. Catenella di separazione. Salto 2 catenelle e vado a fare le mie 20 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una, due, tre, continuo così fino ad arrivare ad avere 20 catenelle, 20 maglie alte. Poi vi farò vedere come continuare. Ho terminato di fare le mie 20 maglie alte, catenella di separazione, salto 2 catenelle, adesso andiamo a fare l'altro angolo, quindi entro nella terza catenella e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una, due, le chiudo insieme, 2 catenelle di separazione, rientro dentro altre 2 maglie alte, una, due, e le chiudo insieme. Catenella di separazione, salto 2 catenelle e di nuovo da fare le mie 20 maglie alte, una in ogni catenella. E continuo così, quindi per fare le mie 20 maglie alte. Vi farò vedere come terminare quindi il primo giro e come iniziare poi il secondo giro. Sto terminando quindi il primo giro, faccio una catenella di separazione, entro dove ho le due maglie alte chiuse insieme. E faccio una maglia bassissima. Secondo giro con una maglia bassissima mi porta all'interno delle 2 catenelle e di nuovo da fare il mio ventaglio, quindi 2 catenelle, rientro dentro un'altra maglia alta non chiusa, chiudo insieme 2 catenelle di separazione, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, una, due, e le chiudo insieme. Catenella di separazione e andiamo dove abbiamo l'archetto di una catenella, andiamo a fare una maglia alta. Il resto delle maglie alte le andiamo a fare in rilievo sul dietro, quindi entro nei fili dietro, quindi non nel filo avanti, nel filo dietro e mi raccomando, non prendete solo il filetto, ma prendete anche quello più sotto, in modo tale che la lavorazione vi venga dritta e non abbia un po' una curva. Quindi andiamo a fare la nostra maglia alta in rilievo sul dietro. Ancora maglia alta successiva, andiamo nei due fili dietro e andiamo a fare una maglia alta. Voglio farvelo vedere bene, quindi vedete, io non prendo solo questo filo, prendo anche quello più sotto e vado a fare la mia maglia alta. Bene, continuo così, facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta.
e poi vi faccio vedere come andare a continuare la lavorazione. Ho fatto le 20 maglie alte in rilievo sul dietro. Andiamo a fare una maglia alta dove abbiamo la catenella di separazione, catenella di separazione, e andiamo a fare il nostro ventaglio. Quindi entriamo dentro l'archetto 2 catenelle, andiamo a fare 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, e le chiudiamo insieme. 2 catenelle di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2. Le chiudiamo insieme, catenella di separazione, e di nuovo dove abbiamo la catenella di separazione andiamo a fare una maglia alta e poi di nuovo una maglia alta in rilievo sopra ogni maglia alta. Mi raccomando, la maglia alta in rilievo sul dietro, e non prendete soltanto il filo ma prendetene due, in modo tale che la lavorazione vi venga dritta e non vada a perdersi andando un po' di lato, che poi le punte non vengono dritte. Quindi continuiamo a lavorare in questa maniera. Sto terminando il secondo giro, ho fatto l'ultima maglia alta e rilievo sul dietro, vado dove ho la catenella di separazione e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, vado a chiudere il giro facendo una maglia bassissima, dove ho le due maglie alte chiuse insieme. Terzo e ultimo giro, con una maglia bassissima ci portiamo all'interno dell'archetto di 2 catenelle. A questo punto facciamo 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta doppia non chiusa. Prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro e vado a fare un'altra maglia alta doppia non chiusa e le chiudo insieme. 2 catenelle di separazione. Prendo 2 volte il filo sull'uncinetto e vado a fare di nuovo 2 maglie alte doppie non chiuse. Quindi una, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, seconda maglia alta non chiusa, le chiudo insieme. Catenella di separazione, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la catenella di separazione e vado a fare una maglia alta doppia. Prendo 2 volte il filo sull'uncinetto e adesso vado di nuovo a fare le maglie alte in rilievo, però sono maglie alte doppie, sempre rilievo dietro, quindi vado, prendo i 2 fili dietro e faccio la mia maglia alta in rilievo, la mia maglia alta doppia in rilievo. Di nuovo prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, vado sulla maglia alta successiva e vado a fare la mia maglia alta doppia in rilievo sul dietro. Prendo 2 volte l'uncinetto e continuo in questa maniera fino ad arrivare alla fine delle maglie alte. E una volta finito, vi faccio vedere come andare a continuare a lavorare questo giro. Però, come state vedendo, i giri sono 3, 2 con un giro di maglie alte normali e uno con un giro di maglie alte doppie. Lavorate sempre sul dietro. In questa maniera. Ok, sono arrivata al secondo angolo, quindi prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la catenella di separazione e vado a fare la mia maglia alta doppia. Catenella di separazione, andiamo a fare il nostro ventaglio, però fatto con maglie alte doppie. Quindi entro nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare 2 maglie alte doppie. Una. Ops, non la devo chiudere. E 2 e le chiudo. Catenella di separazione, 2 catenelle di separazione, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto e di nuovo vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una, rientro 2, le chiudo insieme. Catenella di separazione, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la catenella di separazione e vado a fare una maglia alta doppia. E adesso di nuovo andiamo a fare una maglia alta doppia sul dietro sopra ogni maglia alta del giro precedente. Quindi la lavorazione è veramente molto molto semplice. Continuiamo a lavorare in questa maniera, andando sempre a fare la nostra maglia alta in rilievo sul dietro, e vi farò vedere come terminare anche il terzo giro e poi come iniziare di nuovo il primo, perché il primo comunque lo faremo maglia alta sul rilievo. Però voglio farvi vedere come andare a lavorare. Ok,
sto per terminare anche il terzo giro, quindi vado a fare la mia ultima maglia alta doppia nell'archetto di una catenella, catenella di separazione, vado a fare una maglia bassissima tra le due maglie alte doppie chiuse insieme. Ok, adesso come vi ho detto si riparte dal primo giro e ve lo faccio vedere un attimo, giusto perché sarà un po' diverso rispetto al giro che abbiamo fatto inizialmente. Quindi andiamo sempre a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa, rientriamo dentro e andiamo a fare un'altra maglia alta non chiusa, catenella di separazione, 2 catenelle di separazione, rientriamo, altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella di separazione, andiamo dove abbiamo la catenella e andiamo a fare una maglia alta. E adesso di nuovo andiamo a fare maglia alta sopra ogni maglia alta doppia, però sempre rilievo sul dietro. Quindi quello che cambia rispetto al primo giro è che noi adesso andiamo a fare sempre una maglia alta dove abbiamo la catenella di separazione e una maglia, e le altre maglie le facciamo sempre in rilievo sul dietro. Quindi diciamo che è uguale al secondo giro. Quindi continuiamo a lavorare in questa maniera per fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Naturalmente io nel video vi dirò quante volte sono andata a ripetere questo giro. Allora, io ho ripetuto il motivo per 6 volte e poi, quindi 3 giri li ho ripetuti per 6 volte e poi sono andata a fare di nuovo il primo giro. Come larghezza per me ci siamo, è venuto bello largo e quindi posso andare a mettermi i marcatori. Per mettere i marcatori io ho fatto in questa maniera, mi sono andata a misurare dalla punta verso l'interno circa 25 centimetri, che a me corrispondono, oltre a togliere l'angolino, ecco, alzo che si vede meglio, 28 maglie alte, quindi ho diviso con 25 centimetri e ho fatto la stessa cosa dall'altra parte, e quindi tra i due marcatori ho circa 38 centimetri, anzi no, sono 39 centimetri. Diciamo che quindi quando andrete, se siete taglie più grandi, quando andrete a fare la divisione, vi consiglio di avere comunque qui 39 più 39, per me sono quasi sono 78 centimetri, quindi quasi 80 centimetri, che è la larghezza dei miei fianchi, quindi per me va benissimo. Però mi raccomando, quando mettete i marcatori cercate di avere qui la circonferenza adatta al vostro fisico. Stiamo facendo un poncio, quindi non deve andare molto stretto. A questo punto quindi possiamo riprendere la lavorazione. Io qui ho staccato il filo per poter ricominciare a lavorare appunto il corpo del nostro poncho K. Quindi riprendo il mio filato e vi faccio vedere come andare a lavorare. Andremo sempre a fare i nostri tre giri. Io devo andare a fare in questo caso il secondo giro di maglie basse e di maglia alta, scusatemi. Quindi voglio farvi vedere direttamente come passare da una parte all'altra, molto molto semplice. Quindi vado sempre a lavorare le mie 3 catenelle sul dietro e qui vado dove ho il marcatore e di nuovo vado a lavorare la mia maglia alta dietro, vado dopo il marcatore, lo tolgo così vedete meglio, scusatemi, e quindi vado a lavorare sempre dietro, quindi prendo il filo dietro e vado a fare la mia maglia alta. E continuo così a lavorare normalmente fino ad arrivare al secondo marcatore. Quindi non cambia assolutamente niente, le lavorazioni che andremo a fare sono sempre questi 3 giri, solo che non andremo a fare più gli angoli ma andremo a lavorare solo il corpo della maglia. Quindi io continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare all'altro marcatore e di nuovo vi farò vedere come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Sono arrivata al secondo marcatore, quindi lo vado a togliere prima da questo lato e vado a fare la mia maglia alta rilievo dietro, lo tolgo anche da quest'altro lato e di nuovo vado a fare la mia maglia alta dietro. E adesso vado a lavorare normalmente il mio giro e come vi ho detto, una volta finito ricominceremo a fare gli altri giri. Nel mio caso dovrò andare a fare il giro di maglie alte doppie
Si ripetono sempre questi tre giri, vi dirò per quante volte l'ho ripetuto, non tantissimo, è un poncio, mi deve arrivare ad altezza, diciamo, fianchi, quindi scenderò poco, vi dirò naturalmente quante volte sono andata a fare questo giro. Ora ho terminato di fare anche la parte sotto del mio poncio maglia e l'ho ripetuto, ho ripetuto il motivo per due, per tre volte, quindi una, due, tre, terminando però con due giri di maglie alte. Quindi avevamo fermato che io avevo fatto un giro di maglie alte e un giro di maglie alte doppie, poi ho ripreso il mio motivo, quindi l'ho ripetuto per un totale di tre volte, però ho terminato facendo due giri di due maglie alte. Quindi non farò alcun tipo di bordino, la maglia poncio mi piace così come è venuta, quindi la nostra maglia poncio è terminata.